Siamo con il regista del docufilm che stasera verrà proiettato in questa serata Gassman e che ha vinto il Nastro d'Argento 2 anni fa alla Mostra di Venezia. Allora, com'è nata l'idea e poi soprattutto è vero che per ogni papà, ogni regista, il suo film è bello, ma ci racconti un po' le peculiarità di questo suo lavoro? Beh, il film nasce da un atto d'amore e d'amicizia, perché io ho avuto la fortuna di avere un bellissimo rapporto di amicizia, oltre che professionale, con Vittorio Gassman, e mi sono svegliato nel 1° maggio del 2009 e ho pensato: l'anno prossimo saranno 10 anni che è scomparso Vittorio Gassman, e ho sentito l'esigenza di voler fare qualcosa per ricordarlo, per cui ho pensato di fare un film per cercare di far conoscere chi era realmente Vittorio Gassman, perché era, non perché ho lavorato molto con lui, fossimo amici, ma veramente una persona speciale proprio nei rapporti privati, perché era una persona di grande generosità, molto umile. Tutti pensano a Gassman che sia... Infatti si sta raccontando una versione che magari qualcuno forse non riconoscerà, perché magari si pensa a un grande e quindi anche un grande nei modi, invece no, era una persona umile. Una persona di una grande semplicità, molto diretto, tant'è che c'è anche Villaggio che lo dice: quando io sono simpatico è perché imito Vittorio Gassman, cioè se c'era una persona divertente era Vittorio Gassman. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, privato, quello che mi ha portato a voler far conoscere umanamente una persona secondo me straordinaria. L'altro era il professionale, cioè l'equivoco che c'era su Vittorio Gassman. Quando a volte parlavo con giovani colleghi o con giovani attori nei film che realizzavo, perché mi ero sempre occupato di cinema in qualche modo, questo era il primo film documentario che affrontavo, e sentivo sempre dire: ah sì, Gassman un grande, però un attore classico, un attore... sentivo che non conoscevano Vittorio Gassman, perché è stato il vero primo grande attore moderno Vittorio Gassman, perché è il primo che è riuscito a coniugare la tragedia greca con i classici, con Shakespeare, ma poi faceva anche I Soliti Ignoti, faceva Brancaleone, Profumo di Donna, quindi un attore che è riuscito a... Poliedrico, ma ottenendo sempre grande successo, sia in cinema che in teatro che in televisione, cioè nel panorama mondiale, non soltanto italiano, ed è una cosa che dice anche Dino De Laurentiis nel film di documentario, quando l'abbiamo incontrato a Los Angeles, non si era mai visto un attore con tanti colori espressivi, perché tanti attori che adoro come Mastroianni o come Volonté, però non hanno una carriera importante come lui poi teatralmente. Gassman ha fatto Pasolini, ha fatto Flaiano in teatro, la grande poesia l'avvicina, l'ha portata lui al grande pubblico. E poi nel 58 lui col mattatore televisivo inventa il primo contenitore televisivo, inventa il teatro tenda nel 60 col Teatro Popolare Italiano. Tutti pensano al teatro tenda negli anni 70 che nasce, no, Vittorio già l'aveva fatto 10 anni prima, portando 450.000 persone a teatro, la metà della quale non andate mai a teatro nei paesi sperduti della Calabria o della Sardegna o della Sicilia. Quindi la grande operazione che ha fatto lui era proprio quella di rendere popolare tutto quello che era alto e nobile, e l'ha fatto tanti anni prima di tutti, quindi era anche, detto, far capire... Precursore proprio dei suoi tempi. Precursore, ma infatti poi dopo di lui cominciano poi a fiorire le autobiografie, ma il primo grande attore che fa l'autobiografia, un grande avvenire dietro le spalle, è Vittorio Gassman. Poi hanno iniziato anche gli altri a fare questo, e lui ogni volta che faceva qualcosa lo faceva poi con grande successo e grande qualità. E quindi questo film, ripercorrendo, diciamo, la carriera di Vittorio Gassman, che è Vittorio Gassman stesso che ce la racconta, infatti il titolo è Vittorio racconta Gassman, cioè l'uomo ci racconta l'attore, si fa un pochino il punto per far capire quello che realmente questa grande personalità della cultura e dello spettacolo italiano ha fatto nel cinema, nel teatro e nella televisione, insomma, ecco. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi pupe. Taccone, nalza le insegne. Non le tengo. Bene, e tu levali in alto.